Gli scavi di Pompei ed Ercolano hanno restituito una grande quantità di oggetti d'uso comune, in particolare anche numeroso vasellame bronzeo che veniva utilizzato sia per contenere che per versare liquidi e per la cucina. Tra questo numeroso vasellame bronzeo sono state rinvenute anche alcune situle, ossia delle vere e proprie secchie che venivano utilizzate per contenere e trasportare l'acqua e che erano adibite sia ad un uso pratico che ad un uso religioso. La diffusione della situla, che ha origini antichissime, in Italia si deve alla mediazione degli Etruschi, tant'è vero che si diffonde tra la fine dell'età del bronzo e gli inizi dell'età del ferro, tra il X e il IX secolo avanti Cristo, e il suo uso continua nel mondo greco e nel mondo romano, dove la situla viene utilizzata anche come una sorta di urna elettorale, dove venivano riversate le sorti nel corso delle operazioni elettorali. Da Pompei ed Ercolano non proviene un numero consistente di situle, ma tuttavia sono estremamente significative per la raffinatezza e l'alta qualità delle decorazioni. In particolare, la situla esposta proviene da Pompei e si data nel corso della prima metà del primo secolo d.C. Una delle particolarità di questa situla è che all'interno di uno, insomma, dei due manici è inciso il nome della proprietaria, Corneria, e presenta una ricca decorazione che richiama motivi vegetali o animali, rosette o teorie di animali, mentre gli attacchi di manico realizzati con la tecnica della fusione a cera persa rappresentano delle protomi, ossia delle teste di menadi. Si tratta di uno degli esemplari più raffinati che siano stati rinvenuti a Pompei, proprio per la tecnica di esecuzione. I particolari infatti sono sottolineati da una decorazione in argento, la geminatura, il che fa supporre anche un elevato livello del committente. In genere il vasellame di bronzo era abbastanza diffuso nelle case pompeiane, soprattutto presso le famiglie che appartenevano ad un ceto medio-alto, mentre molto spesso per le persone che non avevano gli stessi mezzi economici utilizzavano delle riproduzioni in terracotta del vasellame più pregiato che era realizzato sia in argento oppure in bronzo. Per la cottura dei cibi, ovviamente il bronzo era più diffuso, ma venivano utilizzati anche recipienti in terracotta che riproponevano le stesse forme, che erano realizzati in maniera tale da poter comunque assolvere alla stessa funzione. Il bronzo quindi veniva utilizzato soprattutto dalle classi medio-alte e a sua volta riproduceva alcune forme, alcune decorazioni tipiche del vasellame realizzato in argento e che invece era ovviamente di uso quasi esclusivo dell'aristocrazia.